Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui presento l'andamento del torneo e quindi presento anche il terzo turno, il terzo girone per questo torneo e senza perderci in chiacchiere vediamo un po' come sono gli abbinamenti. Allora abbiamo gli Angus contro Sildagra, che hanno già giocato e credetemi è stato un bellissimo match e il terzo, mamma mia, Sildagra ha sculato in una maniera assurda. È veramente assurda, ha visto tutto nella terza partita, Thunder King di primo, qualcosa di assurdo per non parlare di come ha chiuso. E quindi mi dispiace un po' per gli Angus che non ha visto nulla. Proseguendo abbiamo al tavolo 2 verde 99, anzi 99 verde contro Generation Itamatec, LOL. Poi Nathistory X contro Simone del team Shadow Master, Nicocaus 112 contro Dark Fairy Team. E infine, Yu-Gi-Oh! 0 Italy 092 contro Riccardo del team Shadow Master. Allora, non ricordo bene come si sono conclusi, come si è concluso, scusate, il turno precedente, tuttavia cerco di darvi una spiegazione andando un po' per ricordi, e anche se non precisa. Allora, Yangus ha giocato contro, se non erro, Simone del team Shadow Master vincendo 2-0, 2-1, però penso più 2-0 se non erro. Sì, mi sembra 2-0. Poi Sildagra invece ha giocato contro il compagno di Simone, ossia Riccardo del team Shadow Master, ha vinto 2-1 se non erro, o 2-0, però penso più 2-1. Scusate se vi faccio questi report un po' alla cavolo, per non dire altro. Poi Nathistory X ha giocato contro il Dark Fairy Team e hanno avuto dei problemi tecnici, nel senso che a Nat non partivano Dev Pro e Yu-Gi-Oh! Pro, dove poteva soltanto giocare Dark Fairy Team, perché a quest'ultimo infatti non andava Dueling Network, o meglio, gli laggava un botto. E quindi per problemi tecnici mi hanno contattato e mi hanno chiesto come facciamo, quindi se avete anche voi problemi fate altrettanto, contattatemi qui su Facebook così vi rispondo e vediamo come risolvere la faccenda. E quindi ho dovuto dare un pareggio. Poi, chi c'era ancora? Allora, Yu-Gi-Oh! 0 Italy 092 che ha giocato contro Verde 99, hanno giocato ieri e infatti ho pubblicato anche il post in ritardo per permettere che giocassero. Se ho detto bene il verbo, lol. E purtroppo ha misplayato un po' troppo perché ieri sera ero un po' confuso. Vabbè, Verde ovviamente ha giocato bene, non voglio dir nulla. C'è stato anche qualche qualcosa che mi è sfuggita perché per un momento sono passata la schermata di Facebook perché mi avevano scritto e vabbè, ho dovuto rispondere con urgenza. Poi Nicocaos ha giocato contro Matte che mi sembra subito 2-0, poverino, povero Nicocaos che non pesca mai mai nulla, poverino. E mi sembra di aver detto tutto, sì. E niente, rimanete sincronizzati qui per il torneo con la pagina Facebook che trova il cui link è sempre in descrizione, quindi andate lì, cliccate, mettete un mi piace per favore, grazie. Sono money grab, non scherzo. E niente, prossimo torneo, appena finirà questo, mi auguro partecipate in molti. Questo era un torneo di prova, mettiamolo così. Un'altra cosa che non ho detto, i turni del torneo sono 4, più la top 4. Quindi questo è il penultimo turno, poi ci sarà l'ultimo turno e ci sarà quindi la top 4 per giocare le semifinali e le finali. Intendiamola così. E niente, penso di aver detto tutto. Quindi lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale e arrivederci al prossimo video.